7 vulcani più pericolosi e potenti del mondo. Numero 7. Monte Taal. Il Taal è uno stratovulcano attivo situato nella regione di Calabarzon, provincia di Batangas, sulla costa occidentale della grande isola di Luzon nella parte settentrionale dell'arcipelago delle Filippine. Il vulcano è costituito da un basso cono di tufo che sorge nel mezzo del lago Taal, all'interno di una grande caldera del diametro di 25 km. È uno piccolo lago situato nel cratere, di colore blu e verde e con profondità massima di 76 metri. Il Taal ha avuto in epoca storica 33 eruzioni. Numero 6. Vulcano Ulawun. È uno tra i più pericolosi vulcani al mondo. Si trova in Papua Nuova Guinea nella Nuova Britannia. È un simmetrico, basaltico andesitico stratovulcano, il più alto dell'arco delle Bismarck, ed uno tra i più frequentemente attivi. Dal 1700 ad oggi sono state registrate decine di eruzioni, la più recente è stata registrata nel 2013. Dopo il 1970 diverse grandi esplosioni hanno prodotto flussi piroclastici e flussi di lava modificando notevolmente la parte sommitale del cratere. Numero 5. Monte Nyiragongo. È un vulcano africano situato nella Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire, a poca distanza dal confine con il Ruanda, e facente parte della catena dei Monti Virunga sul lato occidentale della Rift Valley. La sua altezza è di 3.470 metri. Oltre ad essere uno dei vulcani più attivi del mondo con oltre 50 eruzioni negli ultimi 150 anni, è considerato anche uno tra i più pericolosi sia per le sue caratteristiche intrinseche che per la vicinanza alla città di Goma. Numero 4. Monte Merapi. È un vulcano conico della Giava centrale in Indonesia. Il suo nome significa montagna di fuoco. È uno dei vulcani più attivi in Indonesia. Dal 1548 ha eruttato 68 volte. Si trova molto vicino alla città di Yogyakarta. Il Merapi è il vulcano al mondo che ha generato il maggior numero di nubi ardenti in tempi storici, è considerato un decadevolcano, uno tra i 16 meno raccomandabili vulcani al mondo e il più attivo dell'Indonesia. Inoltre è un vulcano situato in una delle più popolate zone del mondo. Numero 3. Vulcano Sakurajima. È un vulcano attivo, nonché isola omonima nella prefettura di Kagoshima, nel Giappone sud-occidentale. Il vulcano ebbe una violentissima eruzione che seppellì di lava i villaggi circostanti, ed il cui deposito unì l'isola alla vicina penisola di Osumi. L'attività vulcanica continua tutt'oggi, e consiste soprattutto nell'emissione di cenere che ricopre i dintorni del monte, oltre alla stessa Kagoshima. È uno stratovulcano con la cima divisa in tre picchi. Numero 2. Monte Vesuvio. Il Vesuvio è un vulcano situato in Italia, in posizione dominante rispetto al Golfo di Napoli. È uno dei due vulcani attivi dell'Europa continentale nonché uno dei più studiati e pericolosi al mondo a causa dell'elevata popolazione delle zone circostanti e le sue caratteristiche esplosive. È un vulcano particolarmente interessante per la sua storia e per la frequenza delle sue eruzioni. Si tratta di un vulcano esplosivo, la cui ultima eruzione ebbe luogo nel 1944. Numero 1. Vulcano Eyjafjall. È un vulcano dell'Islanda, più precisamente una piccola catena montuosa, ricoperta dal ghiacciaio Eyjafjallajökull. Si tratta di uno stratovulcano eroso, costruito da lave basaltiche e andesitiche. Attivo dall'era glaciale. Gran parte del vulcano è perennemente coperta da una spessa coltre di ghiaccio. La diffusione delle ceneri vulcaniche nell'atmosfera in un'area molto vasta ha provocato notevoli problemi al trasporto aereo, con la sospensione precauzionale di gran parte dei voli di linea in buona parte dell'Europa.